Uomini e donne. Giorgio rivela i suoi progetti, addio al trono over. Giorgio Manetti di Uomini e Donne, nonostante sia estate e il programma sia in pausa, continua ad essere il protagonista più richiesto nelle interviste, durante le quali il bel fiorentino svela anche i suoi progetti e le sue opinioni sul futuro. Ad incuriosire sono proprio i progetti del Manetti, che rivela velatamente durante le interviste che lasciano preludere a qualcosa di diverso dalla semplice partecipazione al programma. Cosa bolle in pentola? Vediamo di capire di cosa si tratta. Un'immagine di Giorgio diversa. È evidente che dopo le rivelazioni della mamma, il bel fiorentino ha perso un po' di stima nella escalation delle virtù a lui attribuite, ed è apparsa un'immagine di un uomo che, visto che vive ancora con la madre, non abbia un lavoro fisso e neanche una posizione stabile. Tutto il contrario di ciò che lui ha voluto fare credere finora. Il cavaliere infatti è sempre apparso un uomo sicuro di sé, libero ed affermato nella vita professionale e privata, un'immagine che ha attratto tantissime donne. Oltre al fascino indiscusso di quest'uomo che finora ha dominato il programma. Le fan di Manetti hanno riversato la loro disapprovazione sul suo profilo social, e gli hanno chiaramente detto cosa pensano di questo suo comportamento. Come ha reagito il Manetti? In verità, Giorgio appare sfrontato e indifferente a queste dichiarazioni e continua ad andare avanti a testa alta, portando avanti la sua filosofia dedita alla libertà e alla voglia di vivere. Pare che Giorgio abbia grandi progetti, e forse non lo vedremo più al trono over.